Ciao e benvenuto in questo nuovo video qui sul mio canale YouTube. Come avrai letto dal titolo, critichiamo tra virgolette FiscoZen, ma non tanto per criticarla apertamente, ma più che altro per cercare di responsabilizzarti a questo tema e farti capire che a volte gli errori possono capitare anche da parte dei commercialisti e dunque è sempre bene riconfermare e riconvalidare il tutto, compresa la dichiarazione dei redditi, l'F24 che ti viene posto, eccetera. Ma ora, prima di iniziare il video, lascia solamente un secondo che mi presenti. Io sono Matteo Feduzzi, un ragazzo di 26 anni e nomade digitale a cui piace tantissimo viaggiare e scoprire il mondo e parlare di marketing. Il mio lavoro è proprio questo, sono un consulente verticalizzato in sviluppo web e SEO e nel tempo ho avuto l'onore e il piacere di collaborare con tantissime aziende come SSVP, Pintalia, Ionos, Maturansia, ma anche tante altre. Ma ora io direi di non perderci in altre chiacchiere e di iniziare subito il video dopo la sigla. FiscoZen, stiamo parlando sicuramente di una realtà molto solida che ormai è qui presente nel mercato italiano da anni, ha veramente tantissimi clienti, specie per chi ha un regime forfettario ed è quindi giusto parlarne. Online si trovano veramente tantissime recensioni, moltissime positive e inizialmente anche la mia era sicuramente una recensione positiva, ma ecco quello che è successo, giusto per darvi un punto di riferimento storico e una timeline di quello che è stato. Ad oggi sono al secondo anno di rinnovo con FiscoZen e voi direte: ma perché allora hai rinnovato con FiscoZen se hai avuto dei problemi? Ebbene, ho rinnovato con FiscoZen perché inizialmente il primo anno la dichiarazione dei redditi e quindi di conseguenza l'F24 non me lo hanno generato loro, ma me l'ha generato il mio ex commercialista, che comunque al tempo avevo pagato ed era in realtà suo dovere andare a completarlo. E anche qui piccola problematica: FiscoZen, se lo dovevo far completare a loro, mi chiedeva all'incirca sui 150 euro. Quindi lo compilò il mio ex commercialista così come doveva essere, al tempo non ci furono problemi, era la dichiarazione dei redditi 2023 per l'anno 2022 e andò tutto quanto liscio. Pagai il mio modello F24 perfettamente. L'anno dopo, cioè quest'anno, dichiarazione dei redditi 2024 per l'anno 2023, mi arriva una dichiarazione dei redditi e un F24 un po' sballati. Dal mio calcolo c'erano una centinaia di euro sballati e lì per lì ho detto: vabbè, potrebbe essere anche colpa mia, però per sicurezza, perché sono veramente pignolo, creo un modello, un foglio Google per ricontrollare e riconfermare tutti quanti i valori. Inizialmente questo foglio Google non mi viene fuori, non mi esce con i risultati corretti, perché come potete immaginare il calcolo delle tasse non è proprio così semplice, ma alla fine dai ridai, anche contattando il mio commercialista dedicato di FiscoZen, anche se con un po' di titubanze, perché ogni volta che bisognava chiamarlo era poi sempre un po' riluttante, perché aveva la convinzione che quella dichiarazione dei redditi e quell'F24 fossero effettivamente corretti, e io invece insistevo dicendo: guarda che non è così, non sono effettivamente corretti. Mi ero reso conto poi che il fatturato dichiarato nella dichiarazione dei redditi eccedeva di 350 euro quello che effettivamente avevo fatturato e dunque alcune domande mi stavano sorgendo. Di conseguenza, quando poi contattai il mio commercialista dedicato e tramite vie traverse alla fine riuscii a realizzare questo foglio Google, vedevo che alla fine c'era un ammanco di circa 3200 euro che non sapevo dove fossero spariti. Quando poi ricontrollai la dichiarazione dei redditi e vidi che mancava un acconto dell'anno precedente alla sezione IMS, a quel punto contattai il mio commercialista dedicato, anche un po' abbastanza alterato,
dicendogli che c'era questo dato che mancava. Quando mi resi conto che mancava l'acconto di circa 2.500 euro alla sezione INPS e che c'era un'eccedenza di 350 euro sul fatturato, decisi allora veramente di voler contattare il mio commercialista dedicato. Chiesi un appuntamento che fu dato circa 3-4 giorni dopo e quel giorno finalmente parlai con informazioni più chiare sotto mano di tutti questi aspetti. Risolvemmo insieme che quei 350 euro di eccedenza derivavano da una certificazione unica dell'INPS che avrei dovuto riversare indietro, perché effettivamente durante l'anno del Covid presi 1000 euro più altri 1000 euro, i classici due tagli da 1000 euro che davano praticamente a tutti quanti al tempo. Quindi questa cosa mi confermò che il fatturato dichiarato era effettivamente corretto e fino a lì avevamo risolto. Ma il mio commercialista continuava a insistere sul fatto che appunto oltre a questo anche poi la sezione INPS fosse corretta. In realtà non era così, l'errore che avevo segnalato era effettivamente un errore, mancava un acconto dell'anno precedente per quell'anno, che poi fu comunque risistemato. Alla fine, dopo tre segnalazioni al mio commercialista dedicato, riuscimmo a risolvere tutte quante le problematiche e questo fortunatamente mi ha portato a risolvere il problema. Ora, qual è il punto? Perché sto portando questo video sul canale, che è un video che esce un po' dalle tematiche che affronto sempre? Beh, proprio per far capire a chi mi segue, perché magari molte persone che mi seguono tra di voi potrebbero avere proprio una partita IVA, che è sempre bene avere un modello su cui affidarsi autonomamente per il calcolo delle tasse e che questi problemi possono accadere specialmente quando si va a cambiare il commercialista. Il primo anno di dichiarazione dei redditi con il nuovo commercialista è sempre assolutamente da controllare. Perché il nuovo commercialista può sbagliare a fare i calcoli, oppure come in questo caso si affida a un sistema fornito, appunto in questo caso da Fiscozen, che ha fatto un calcolo errato, che non ha preso bene i dati dall'F24 che era stato importato e di conseguenza ha riportato dei dati scorretti. Ora, il fatto è che il mio commercialista mi dice comunque che questi valori sarebbero stati recuperati in futuro. Quindi, anche se quest'anno mi sarei ritrovato a pagare di più, poi gli anni successivi avrei fatto un conguaglio con gli anni precedenti. Secondo me, ad essere onesti, questo acconto probabilmente non si sarebbe mai ripreso se non avessi effettivamente fatto questo controllo. Ma poi, tra l'altro, perché doverci trovare a pagare di più quando in realtà dobbiamo pagare molto di meno? Va bene che l'anno successivo si può fare un conguaglio, però è una cosa inutile, specie nella situazione in cui magari si ha una partita IVA instabile, dove magari hai solamente un cliente o un lavoro che ti potrebbe abbandonare da un giorno all'altro e capisci che se ti trovi in questa situazione potrebbe essere un problema, perché poi l'anno successivo magari chiudi la tua partita IVA. Non hai poi su cosa fare il conguaglio. Va bene, mi dirai, vado a fare il dipendente, poi magari questi valori li riprendo lì. Sì, potresti fare effettivamente così, ma è comunque sbagliato il fatto di dover pagare di più di quello che devi, specie perché poi va bene il conguaglio, va bene tutto, ma magari se in quell'anno ti trovi in una situazione difficile o hai qualsiasi altro problema, ti trovi un po' così. Detto questo, il problema principale è proprio quello di aver recuperato queste cifre, perché anche se io quest'anno pagavo di più, cosa che mi potevo permettere, avrei pagato, l'anno successivo avrei fatto un conguaglio con l'anno precedente e avrei comunque risolto il problema se fosse effettivamente così. Ma ripeto, ho le mie perplessità, ho i miei dubbi. Se voi avete delle certezze, per favore scrivetele qui sotto nei commenti perché io sono veramente curioso di sapere voi cosa ne sapete, cosa ne pensate. Ah, e in più, ovviamente, ho il mio modello foglio Google che se volete posso condividere con voi. Quindi basta che mi dite qua sotto nei commenti che volete il foglio Google che ho creato e ve lo condivido. Ovviamente funziona se avete un regime forfettario in gestione separata. INPS,
ma con qualche modifica si può riformattare per farlo funzionare anche con la gestione commercianti o la gestione artigiani. Quindi non è un grosso problema, quando andate poi a cambiare quei valori avete già il tutto. Detto questo, come già detto, io sono veramente curioso di sapere la vostra. Se avete qualsiasi dubbio o perplessità o volete contattarmi, scrivetemi qui sotto nei commenti. E ulteriore postilla, Fiscozen, tra l'altro, ha anche aumentato i prezzi. Ma questa magari è tutt'altra storia. E alla fine lo sappiamo benissimo, quest'anno hanno aumentato i prezzi tutti quanti, però ci sono delle situazioni particolari. Sul gruppo Facebook di Fiscozen addirittura c'è chi ha avuto un aumento del 50% da 399 € a 599 euro. Da me è rimasto a 499, non so il perché, non so il motivo per cui stanno facendo questi lavori strani, probabilmente dipenderà anche dalla gestione IMSS che si ha scelto. Detto questo, se ti è piaciuto il video lascia un like, lascia un commento, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per qualsiasi nuovo video sul canale. Grazie.